Radio Radicale, siamo con Paolo Ciani, deputato di Demos, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, per parlare con lui di quello che è successo in Francia, dove mentre tutti si aspettavano, il passaggio della riforma delle pensioni dopo il contrastato voto del Senato. Ricordiamo, il Senato ha discusso per una decina di giorni di questa riforma. Si aspettava il voto della discussione all'Assemblea Nazionale Francese. Tuttavia, il presidente Macron, avvalendosi dell'articolo 49 della Costituzione francese, ha approvato la riforma senza aspettare il voto dell'Assemblea nazionale francese. Allora, io le volevo chiedere cosa ne pensa lei di questa cosa, se è rimasto un po' sorpreso. Ma sono rimasto sicuramente sorpreso, pur rispettando le norme costituzionali di un altro paese, che quindi prevedono consuetudini differenti dalle nostre. Sicuramente il fatto che però fosse una riforma così importante, che aveva anche visto una grande mobilitazione popolare negli scorsi mesi, milioni di cittadini francesi hanno manifestato per questa ragione. E l'idea che, avvalendosi di una norma prevista, però il Presidente salti il passaggio parlamentare, è qualcosa che ci colpisce, soprattutto in un momento in cui anche in Italia si parla e si inizia a prefigurare una riforma del nostro assetto parlamentare in direzione di un presidenzialismo. Ecco, è qualcosa che per la nostra cultura democratica e per la nostra cultura parlamentare è un po' strana. Ecco, secondo lei Macron doveva tenere conto delle proteste di questi giorni, che sono state proteste importanti? Allora, non eravamo arrivati ai livelli dei gilet gialli, che avevano un'altra motivazione di protesta, però insomma, questa cosa qui che effetti avrà per la Francia, che è un paese dove insomma le reazioni popolari sono sempre molto dure? Ma io credo che le manifestazioni sono state molto imponenti, diverse da quelle dei gilet gialli, perché i gilet gialli si sono caratterizzati purtroppo anche per una certa violenza. Queste sono state manifestazioni molto, partecipate, ma non violenti, però molto partecipate anche da generazioni diverse. Ho visto tanti lavoratori, ma anche tanti giovani che pensavano al loro futuro. Chiaramente non entro nella scelta di un presidente che, rispetto alle sue leggi, ha ritenuto opportuno fare quello che la legge del suo paese lo autorizza a fare. Di certo penso che una protesta così vibrante non si fermerà e potrebbe anche acuirsi di fronte a questa scelta. Ha pensato se una cosa del genere fosse accaduta nel nostro paese? Beh, chiaramente oggi non può accadere, però è uno dei motivi che ci lascia e mi lascia molto perplesso rispetto a una riforma che vede aggiungere poteri a un presidente. Secondo lei le forze politiche italiane che si richiamano all'area di Macron guarderanno con soddisfazione a quel parlo di Calenda, Non so che sta che. oggi è stato tra l'altro contestato dalla CGIL? Beh, questo non è. Non è una sorpresa. Poteva anche mettersi in conto, diciamo, no, più che altro mi sembra che, diciamo, la collocazione europea di questo gruppo ancora un pochino incerta, e credo che sul tema del presidenzialismo e dei poteri parlamentari dovremmo riflettere a lungo nel nostro paese, che è una storia e una tradizione diverse. Bene, grazie come sempre a Paolo Ciani di Demos.